siccome qua comunque gli animi sono caldi, faccio già un video. Perché questa cosa mi manda, capito? Io ho studiato, raga. Ho studiato tanto e lavorato tanto, raga. Tanto, tanto. Ok, quindi la mia attività come sta andando, no? Su YouTube sta andando abbastanza bene, però il discorso è come riflette questa cosa a noi, questa cosa di esporci, come ci riflette al nostro sé, perché io non l'ho mai fatto prima. Io ultimamente, negli ultimi 2 anni che mi sto esponendo così, non l'ho mai fatto prima. Però io, diciamo, io insegnavo, quindi mi esponevo le mie idee e ho fatto lo studio io anche di filosofia, quindi esporre le proprie idee fa parte proprio, è l'esame in filosofia quello. Anzi, c'è la scuola buddista filosofica, è proprio così, tu devi esporre le tue idee di fronte al maestro. Devi essere coraggioso, capito? Quindi varie filosofie comunque, sua esperienza. Quindi la ricerca del proprio talento, no? Perché qualcuno nei commenti ha detto Berlusconi, no, allora, raga, non è che dovete mettere in mezzo lui sempre, c'è di meglio, c'è Henry Ford. Henry Ford cosa rappresenta? Il talento, il genio, ok? Che è lì, che non ascolta gli altri, perché gli altri usano il cavallo e lui inventa la macchina. Ragazzi, questo è il talento, Henry Ford. Anche se qualcuno gli sta ancora antipatico, che dice che ha rubato i progetti, non lo so. Comunque, il genio umano. Perché c'è un'antica profezia. Ok, si parla anche di profezia adesso, figo. Allora, c'è una profezia che basta un genio per salvare tutto il pianeta. E quindi vi parlo di quel genio che ci ha salvato nel 1945, che si chiama Turing. Turing era un famoso matematico che, se lo beccavano i cattivoni, aiuto, mamma mia, l'inferno in terra. Invece, meno male, Turing l'hanno preso, diciamo, i buoni. Il genio matematico del periodo l'hanno preso i buoni. E quindi sono stati sgominati i piani dei cattivi, ok? Quindi il genio è questo. Io ho parlato anche con professori che mi hanno detto: ah, ma allora il genio deve essere quello lì che alla fine gli fanno la statua. E tutti che dicono: ah, era il genio. Però nella sua vita c'era una vita di me. Perché tutti pensano: ah, allora il genio deve essere il genio sfigato, che boh, non ti arricchisci. E perché? Albert Einstein era ricco. Comunque. E lui comunque 3.000 volte gli hanno detto no. All'ufficio brevetti gli hanno detto no 50.000 volte. E poi alla fine lui ha inventato. Cosa ha inventato, no? Il genio. Qualcosa. Ma dai tempi di Archimede Pitagorico, che è così, capito? Archimede, che ha salvato Siracusa tramite il suo genio. Perché genio è una parola greca che significa angelo. È l'angelo di Dio che ti viene nella mente. C'è l'idea, la lampadina, che è un'idea bella che abbiamo nei fumetti anche. Quindi leggete i fumetti, comprateli, comprate i libri. C'è una parte del mondo che non legge più, cioè abbiamo bisogno di leggere perché più soldi. Soldi, i soldi vengono da quelle robe lì. I soldi. C'era una famosa storia di questo filosofo che dice: io posso arricchirmi, però anche se mi arricchisco poi mi butto nel vulcano.
Tanto la vita non è importante. Questo si è arricchito. Come? Ha comprato tutti gli otri di olio, poi ha preso i migliori alberi. C'era una grande. Ha fatto una previsione. Logico che fai una previsione. Se sei lì, sempre sui libri, sempre sulle statistiche, sempre a prevedere, insomma, a studiare statistiche, alla fine la becchi l'onda. Perché il discorso di beccare l'onda. C'è anche il mercoledì da leoni, questa cosa qua. Beccare l'onda giusta. Che non è per sempre quell'onda. Quindi dipende anche dall'era dove sei nato. Se parliamo del 1400, mica usavi YouTube, usavi il mezzo stampa. E quindi tutti i geni scrivevano libri. E invece adesso abbiamo YouTube, quindi ben venga, i geni usano YouTube. O Twitch o Twitter, perché stiamo parlando di quello, geni. Quindi se tu pensi di essere uno di questi, no? È mica per forza di essere il genio sfigato. E perché? Chi l'ha detto? C'è scritto. Io voglio diventare il genio che si è arricchito. Perché deve essere il genio sfigato? Basta, devi cancellare questa cosa dalla testa che ti hanno inculcato dalle elementari. Il genio può diventare ricco. Ricco, infatti, consiglio i libri: Napoleon Hill, Bob Proctor, Oro per la mente. E mandate in paradiso un pochettino e in vacanza con quei libri le cervelline. Perché leggendo voi mandate in vacanza la mente, perché purtroppo la mente è sempre indaffarata a cercare la lavatrice, pagare la bolletta, ansia, le rate della casa. Quindi leggere o coltivare un talento ti manda in vacanza. Comunque c'è quell'idea là. Di vacanza, di lavorare come se sei in vacanza. L'ha scritta anche una canzone famosa. Voglio vivere in vacanza. Becca il lavoro, ikigai, talento, che ti sembra che sia quello per cui sei nato, e ti sembra una vacanza anche a lavoro. Guarda, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.